come vestirsi quando si ha un braccio ingessato oppure con un tutore. È una delle parole più googlate sul web, me l'avete chiesto in tantissime. Io per fortuna non ho mai avuto di questi problemi, ho avuto però alcune amiche che ne hanno avuti, ho guardato i loro look, mi sono informata sul web, ho pensato a cosa sarebbe comodo indossare, a cosa sarebbe bello vedere e quindi ecco alcuni consigli su come vestirsi quando si ha un braccio ingessato. Prima però ricordatevi sempre di iscrivervi al mio canale e adesso via! Se l'ingessatura riguarda solo una parte del braccio, magari quella del polso, il consiglio è quello di indossare delle maniche larghe. In questo modo il gesso non sarà in bella vista e verrà leggermente coperto da queste maniche sfasate. Sì, anche a t-shirt e canotte, come quella che sto indossando io. Ci sarà uno spacco notevole tra il gesso e la maglietta e si vedrà che indossate un gesso. Se volete, in questo caso potete avvolgere il gesso all'interno di un foulard oppure di una carta colorata. Sì, anche alle ruche sulle spalle. Quei capi che hanno delle bombature sulle spalle sono perfette se avete un braccio oppure un polso ingessati. Infatti andranno a attirare l'attenzione sulle spalle facendo passare inosservato almeno per qualche momento il vostro braccio ingessato. Una giacca oversize. Il completo in questo 2019 va super di moda, quindi trovate una giacca oversize di 2 o 3 tagli più grandi della vostra oppure anche maschile e andate ad indossarla sopra il vostro fantastico gesso. Decorate il vostro gesso come più vi piace, dimenticate per qualche istante le firme che fanno molto bambino di 12 anni degli anni 90 e preferite qualche carta colorata oppure qualche adesivo magari con una stampa che vi piace da arrotolare intorno al vostro gesso. Le cappe sono un capo per lo più autunnale o invernale, quindi in questo periodo dell'anno, primavera e estate, potrete dimenticarli facilmente. Se però vi capita questo problema durante l'autunno e inverno, andate ad indossare una cappa che nasconderà totalmente il vostro gesso e vi lascerà la libertà dei movimenti. Attenzione! Ho detto che le cappe si utilizzano soltanto in autunno e in inverno, ma alcuni brand hanno formulato delle tute fantastiche o anche delle giacche che mischiano la bellezza della cappa alla bellezza dell'indossare delle cose scollate, comunque dei tessuti super estivi. Quindi cercate bene soprattutto sugli shop online perché potete trovare delle cose fantastiche. I consigli su come vestirsi per nascondere un gesso quando si ha un gesso ingessato, un braccio ingessato, finiscono qui. Spero di esservi stata utile. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Lasciate qui sotto nei commenti tutte le vostre domande e alla prossima.